Con una impressionante prova di forza, il Molfetta supera 4-1 il Trani, conquista l'ottava vittoria stagionale, la quinta nell'inviolato e inviolabile Poli. La vittima di turno stavolta illustre dopo il poker di Gallipoli e la squadra di Sisto, contro cui la formazione di Casia si accanisce come si fa nei derby. Disputato in uno stadio pieno come un uovo, quasi 3.000 i presenti, con due tifoserie tornati a incrociare i rispettivi sguardi dopo 9 anni, in una gara con innumerevoli intrecci. Musacco, il portiere tranese del Molfetta, i fratelli Marco e Renato Bartoli, avversari in campo, e Sisto, il tecnico che sfiorò il salto indico al Molfetta, senza dimenticare Patron Lanza, il molfettese a capo della Vigor. La tensione del derby non sfiora affatto i biancorossi in maglia nera, che dominano in ogni reparto. Scialpi dalla lunetta esalta i riflessi di Orizzonte, Ventura sugli sviluppi di un corner non sfrutta una palla vagante in aria, Scialpi da fuori aria è impreciso. E il Trani a sorpresa va in vantaggio, minuto 21, azione incisiva costruita sulla destra da Ceglie, cross di Dentamaro e gol di Negro davvero rapace d'aria, 0-1. Il Molfetta non si disunisce e in soli 9 minuti ribalta il banco. Il pareggio al 28esimo è costruito da un immenso Lavopa, pronto a infilare nell'angolo più lontano dopo un'azione corale, mentre per il sorpasso al 31esimo basta una folata micidiale di Scialpi per regalare al derby il primo gol, giunto con un morbido lob di Morra. Senza dilungarci sul dominio totale dei padroni di casa, ecco arrivare al 42esimo lo strepitoso assist di Ventura che vale il secondo gol di Morra, lasciando chi lo marca a bocca aperta. Al 45esimo è 3-1, il derby sembra già in ghiaccio. Nel secondo tempo la Vigor, che si ripresenta con Schirizzi e Vulpis, nonostante il passivo, mentalmente resta in partita, senza perdere mai l'approccio giusto. Come in avvio di ripresa, quando per ben 2 volte Dentamaro e Caruso impegnano duramente Musacco, sempre pronto a fare il suo dovere. A seguire spiccano l'ingranaggio perfetto che porta al tiro Sidella, mentre i gol potrebbero essere 4 se Orizzonte non ci mettesse tutta la sua abilità per fermare Sani, Barrasso e ancora Sani. Alla Vigor Trani dell'impalpabile Picci non resta che digerire pure il sigillo di Legari all'84esimo, una parabola perfetta di rara efficacia che vale il definitivo 4-1, una macchina da gol inarrestabile, la più prolifica dell'eccellenza, semplicemente straordinaria, che blinda il secondo posto e continua la rincorsa alla capolista Corato.